Buonasera, benvenute e benvenuti a questo primo incontro del ciclo di un ciclo di presentazione di libri dal titolo Dalla storia all'attualità, pace, ambiente e non violenza, che come Centro Studi di Sereno Regis abbiamo organizzato per questo periodo autunno-inverno. Centro Studi, per chi non lo conosce, è una realtà che è nata nell'82, quindi farà 40 anni nel prossimo anno, che è impegnata in diversi ambiti di ricerca, educazione e azione nel campo della pace, della non violenza e dell'ambiente. In particolare è dotato di una grande biblioteca specializzata di libri su questi temi e di un archivio. Vedete qua, in questa sala c'è una dimostrazione dei faldoni, di una parte, piccola parte dei faldoni che sono presenti nel centro, perché raccoglie un archivio che è stato considerato di interesse storico dalla sovrintendenza, che raccoglie documenti di prima mano, quindi lo dico perché ci sono dei giovani che magari potrebbero essere interessati a fare delle tesi su queste tematiche. Ecco, dicevo, quindi perciò avendo questa biblioteca e avendo questo impegno anche come una delle sue caratteristiche fondamentali, la presentazione di libri è una delle attività che svolgiamo saranno una serie di libri. Per esempio, la prossima settimana presenteremo un libro prodotto dal Movimento Internazionale della Riconciliazione su un progetto ecopacifista. Poi presenteremo un libro, Disarmare il virus della violenza, a cura di Pasquale Pugliese. Poi un altro libro curato dall'Archivio dei Movimenti di Genova sulla storia dei movimenti pacifisti. Un testo di Enrico Peiretti che raccoglie degli interventi usciti sulla rivista Rocca e così via. Insomma, uno sulla questione dei Balcani. Poi ci sarà un testo di Claudio Anta, una ricerca storica su Albert Einstein, Le strade verso il pacifismo. Insomma, sono tutti testi che nella loro gran parte hanno un carattere comune, quello di essere frutto di un impegno civile. Oltre che testi di approfondimento su queste tematiche, sono tutti legati ad un impegno civile su questi temi. Su queste che sono problematiche di grande attualità, su cui questi testi propongono degli approfondimenti, delle testimonianze, delle esperienze, ma in genere proprio anche collegate ad un impegno concreto. Come direi i due testi che presentiamo questa sera, che sono appunto Per terra e per mare, poesie per chi è in cerca di rifugio, di cui Pietro De Andrea ha curato la traduzione e la postfazione, non siamo tutti sulla stessa barca, le sfide del nostro tempo agli occhi di un ragazzo, che è stato curato da Giorgio Verizio, che sono qui presenti, e che sono in stretta collaborazione con una associazione che si occupa di protezione, di aiuto ai rifugiati, come Mediterranea Saving Humans, di cui ci sarà poi un esponente, Camilla, anche qua al tavolo, che quindi vi parleranno insieme di questa loro esperienza. Ecco, io penso che siano testi, allora confesso che questo non l'ho ancora letto, lo leggerò, quello invece l'ho visto, quindi mi è sembrato un testo molto interessante e molto particolare, perché ha tre caratteristiche abbastanza inedite tra i testi che presentiamo qua. Noi di solito presentiamo saggi, testi di narrativa, insomma, ecco, questo è intanto un testo, una raccolta di poesie. È una traduzione a cura degli studenti dell'Università di Torino di queste poesie, scritte da autori diversi, ed è, per esplicita dichiarazione, una chiamata all'azione per il sostegno concreto anche appunto a queste ONG che operano nel salvataggio del Mediterraneo. Infatti i proventi della vendita del libro sono destinati appunto a Mediterraneo, e quindi questa è un'altra ragione per sostenere anche questo. Non so bene quale sia, se è anche questo, ma sì, sì, solo questo. Sì, poi lo spieghiamo, poi ne parlerete meglio.
Va bene, allora io a questo punto direi che lascio la parola agli autori, a Pietro De Andrea, che è docente di letteratura inglese di traduzione all'Università degli Studi di Torino e che ha coordinato il progetto di traduzione internazionale di cui appunto è oggetto questo testo e ha curato anche la postfazione che è presente nel libro. E a Giorgio Brizio, che è un attivista per i diritti umani per quelli della terra e che si occupa di crisi climatica e migrazioni, e quindi insomma di queste tematiche che sono trattate nei due testi. E poi ci sarà Camilla, cui lascio subito il posto, così di Mediterranea, e poi alla parola a voi. Grazie. Grazie. Grazie mille. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Sì, da qualche anno vi spiego un attimo come è nato questo progetto, prima di passare al testo vero e proprio. Da qualche anno insegno letteratura per la laurea magistrale in traduzione. E questo vuol dire che ci occupiamo fondamentalmente di traduzione letteraria, romanzi, poesie, teatro, qui al Dipartimento di Lingue. E in questi anni, oltre ad occuparci di vari testi, ho cercato di organizzare anche dei seminari facoltativi che fossero mirati poi a un progetto di pubblicazione per rendere un po' più concreto il lavoro degli studenti. E in questa cornice è nato questo lavoro che è stato iniziato nel 2017 e poi completato con il corso del 2019. Questo è uno dei testi che è venuto fuori da questi seminari e che così un po' per caso si è felicemente imbattuto con questa raccolta Overland, Oversea, cioè la raccolta originale qui tradotta, che è, come diceva Angela, è una raccolta di vari poeti, sia inglesi, fra virgolette, bianchi, sia inglesi immigrati o figli di immigrati o rifugiati, che nel 2015, sulla scia della cosiddetta crisi dei rifugiati del 2015, ha, diciamo così, raccolto questi poeti che hanno tutti composto delle poesie sull'argomento. Ma la cosa ancora più felicemente casuale è stato imbattersi in un progetto internazionale di traduzione collegato a questa raccolta pubblicata nel 2016. Coordinato da Ambrose Muziwa, che è lui stesso un rifugiato che vive in Inghilterra, e che appunto lanciava la proposta di far tradurre questa raccolta o alcune poesie, in certi casi, di questa raccolta nel maggior numero di lingue possibili. Questo per cercare di sensibilizzare traduttori e lettori di varie lingue, di vari paesi, nei confronti del tema dei rifugiati. E in un certo senso era. Essendo io di formazione postcolonialista come docente, era proprio quello come tipo di testo, quello che stavo cercando, perché cercavo praticamente un testo che fosse capace di far emergere la dimensione più umana, più articolata delle migrazioni e di chi è coinvolto in questo fenomeno, per andare anche un po' al di là, diciamo, della copertura mediatica che troppo spesso è inevitabilmente riduttiva. Dal punto di vista della traduzione vero e proprio, Angela appunto diceva, questa è una raccolta di autori vari, non dello stesso autore. E questo cosa ha comportato per me e per gli studenti? Ha comportato una certa difficoltà, perché ogni volta che si passava da una poesia all'altra, bisognava in un certo senso risettarsi e cercare di sintonizzarsi con la voce di questo altro poeta, con uno stile appunto, con una voce diversa. D'altro canto è stato difficile, sì, ma è stata anche un'ottima palestra di traduzione, no? Questo misurarsi con delle cifre stilistiche sempre diverse, che ci ha aiutati anche un po' ad andare al di là di certi stereotipi, come per esempio lo stereotipo che vuole la poesia inevitabilmente sempre lirica. Non tutta la poesia è lirica, no? Spesso lo è, ma non necessariamente. La prima poesia della raccolta che volevo leggervi, per esempio, è tutt'altro che lirica, anzi è molto tecnica, si intitola Backscatter Song ed è di Joanne Lindberg. Backscatter vuol dire, è una specie di tecnologia a raggi X che viene usata alla frontiera di Calais per individuare la presenza di esseri umani nei container e nel retro dei tir. E la poesia, in effetti, molto poco liricamente, cerca,
di riprodurre il movimento di uno scander, no? Quindi ci sono dei versi sempre uguali che però scorrono da una strofa all'altra. Provo a leggervela per darvi meglio un'idea. Scansioni in corso, attendere, prego. C'è qualcosa di organico nascosto in questo cargo. Vedo sangue e panico. C'è qualcosa di organico, appare bianco e luminoso. Vedo sangue e panico, la mia luce l'ha preso. Appare bianco e luminoso, chiaramente di frodo. La mia luce l'ha preso, alieni, vietato l'approdo. Chiaramente di frodo, vedo disperazione. Alieni, vietato l'approdo, senza documentazione. Vedo disperazione nascosta in questo cargo, senza documentazione. Scansioni in corso, attendere, prego. Quindi questo era uno dei tipi di poesia con il quale durante il seminario ci siamo misurati, e poi c'erano anche delle poesie poco liriche e in un certo senso molto narrative, alcune addirittura come questa che si intitola In attesa di Kathleen Bell, è una poesia scritta in forma di prosa, senza divisione in versi, e racconta un evento dal punto di vista di una persona, una signora che vede dei rifugiati accampati sorprendentemente attorno a casa sua. Quando arrivò il mattino, vide che le persone fuori non erano fantasmi. Si alzò in piedi e, cauta, si diresse alla finestra per guardare fuori. Ce n'erano più di quanti pensasse. Il loro silenzio l'aveva tratta in inganno. Anche loro erano prudenti. Mani adulte allontanavano i bimbi dalle sue aiuole. Il raccolto di ortaggi per l'anno prossimo era salvo. Un uomo alzò gli occhi e il fagotto che teneva al petto si mosse. Che incoscienti portare qui un neonato. Lo sguardo dell'uomo incontrò il suo e dietro quella pazienza lei percepì una spaventosa urgenza. Non erano fantasmi, non ancora. Chiuse la tenda, ritornò alla sedia e si mise in attesa. Altre poesie invece sono estremamente liriche, al punto da ricalcare alcuni generi particolari più vicini alla canzone. Questa, che si intitola Così tanti in cammino, che è sempre di Joanne Lindberg, l'autrice della poesia sullo scanner, riproduce un po' quello che sono le filastrocche per bambini. Quindi dal punto di vista traduttivo questa ha comportato soprattutto dei problemi riguardo alla rima e al ritmo. Così tanti in cammino. Uno abortito e due precoci, tre schiusi all'alba ma mangiati veloci. Quattro bisognosi e cinque negletti, sei in errore ma mai corretti. Sette lasciati a riva e altri otto annegati, nove marchiati fasulli e poi scaricati. Dieci privi di rotta, undici di eleganza. A 12 i giudici respinsero l'istanza. 20 furono archiviati e 30 respinti, 50 scartati senza essere distinti. 100 erano storie senza il finale atteso, migliaia distrutte e un milione in sospeso. Abbastanza prevedibilmente poi tutta una serie di autori di questa raccolta hanno... sono rimasti ispirati da quelle che erano le immagini più ricorrenti della cosiddetta crisi dei rifugiati del 2015, quelle che passavano più spesso sui media britannici. Ovviamente ci sono alcune poesie ispirate alla fotografia del bambino annegato sulla spiaggia, no, di Ireland. E poi ce n'è un'altra invece che volevo leggervi, se la trovo, eccola qua. Su tutte quelle fotografie che si vedevano di oggetti abbandonati da gruppi di rifugiati che erano ripartiti o che erano stati spostati. In questo caso giocattoli, i giocattoli dei bambini. E la poesia, che è di Lila Sampson, si intitola Per favore abbiate cura di quest'orso. In un parco di Budapest, oggi, gli orsi si sono svegliati soli. Solo un calzino spaiato e una carta di caramelle con cui ricordarsi dei propri custodi.
Polvere, sale marino e sabbia incrostano le zampe claudicanti, le braccia fiaccate dal tanto camminare, cui le loro cuciture cinesi non li avevano preparati. La pelliccia color rosa, miele e cacao si sta sbiadendo sudicia per tutto quel che hanno sentito, cui hanno fatto da cuscino, prima di lasciare orecchie sul filo spinato al confine con la Serbia. Le loro morbide etichette, con tenui istruzioni, sono state attorcigliate tra dita in linee allungate all'infinito, per poi tornare indietro, finché non è rimasto nulla riguardo al lavaggio a mano a 30 gradi e al non mettere mai poliestere in asciugatrice. Nulla in queste avvertenze sul tenere tutti gli orsi a distanza dal gas sarin, barili bomba e granate. Gli occhi cuciti e ricuciti dagli orli di molte madri per impedire al mondo più piccolo di crollare. E ora loro guardano fotocamere catturare il parco all'alba mentre sussulta l'ultimo treno. Gli orsi osservano tutto intorno attraverso schermi e carte circondati da titoli di giornale che strillano panico e pietà, sforzandosi per vedere dove sono finiti i loro bambini. L'ultima poesia che volevo leggervi è la prima che abbiamo tradotto in questi due seminari, che hanno coinvolto in tutto, forse non ve l'ho detto, 92 studenti tra il primo e il secondo seminario. E la prima è la più difficile, infatti sono stato un po' scriteriato a cominciare proprio con questa, perché è una poesia bifronte, no? Divisa nettamente, non so se riuscite a vedere questa forma, più o meno a forma di occhio, di uovo, insomma, divisa nettamente in due metà. La prima metà esprime il punto di vista del tipico xenofobo. Nella seconda metà, i versi della prima metà sono identici ma capovolti. E leggendoli in senso capovolto, si capovolge anche completamente il punto di vista. Cioè, viene fuori il punto di vista di una persona estremamente tollerante, quindi proprio esattamente l'opposto. Che, diciamo, io ho trovato molto emblematico innanzitutto del lavoro del traduttore, no? Che deve continuamente mettersi nei panni, spostare il punto di vista e la prospettiva per mettersi nei panni dell'autore che sta traducendo, ma anche di quello che, insomma, tutti dovrebbero essere spinti a fare di fronte a certi fenomeni. Un unico paese è il titolo della poesia. Casa nostra è un unico paese. Davvero, la terra intera può essere un posto per loro. Diteci, se voi potete, dove altro dovremmo andarcene se arrivano. Loro non appartengono alla nostra terra. Dovreste vergognarvi quando ci dite che dobbiamo capovolgere il nostro punto di vista. E la seconda metà invece dice: dobbiamo capovolgere il nostro punto di vista. Dovreste vergognarvi quando ci dite che loro non appartengono alla nostra terra. Dovremmo andarcene se arrivano. Diteci, se voi potete, dove altro può essere un posto per loro? Davvero, la terra intera è un unico paese, casa nostra. Brevemente, per concludere, ho imparato molte cose da questi due seminari, lavorando su queste poesie, e ho anche imparato quello che è forse il valore primario e specifico della letteratura e della traduzione letteraria, cioè proprio riuscire a comunicare una dimensione altra, molto diversa dalla nostra, in maniera articolata e completamente umana. E ho notato anche dall'impegno, vedendo l'impegno degli studenti, l'importanza dell'empatia per un traduttore letterario. C'è un verso che mi piace citare sempre di una poetessa italiana che si chiama Patrizia Cavalli, che dice: pensiero che non sente non pensa veramente. E mi sembra che racchiuda proprio quest'idea dell'importanza dell'empatia. Per concludere, proprio due informazioni tecniche. Questa antologia è pubblicata da una piccolissima ONG di Leicester che si chiama Civic Leicester, ed è solamente in vendita su Amazon, purtroppo. Questo lo dicono anche quelli di Civic Leicester, purtroppo. Io ho portato le mie ultime copie, che se volete sono in vendita, tanto poi ne devo comprare altre anche per me, quindi farò poi l'ordine eventualmente con i soldi delle vendite. I proventi di questa antologia
vanno, si voleva anche proprio simboleggiare questa unione tra Torino e Leicester, a un'associazione di Leicester che si chiama After 18, che si occupa appunto di rifugiati, e un'associazione di Torino che si chiama Mosaico Azioni per i Rifugiati. E poi vanno anche a una terza entità che è Alarm Phone. Questo anche perché, e qui passo la parola a loro, al tempo quando abbiamo concluso questo lavoro non mi ero ancora imbattuto, non avevo ancora conosciuto Mediterranea e soprattutto il nodo torinese di Mediterranea. E del tuo libro, no? Che i cui proventi vanno a Mediterranea, a Giorgio e a Rescue. Sì. Quindi pensavo adesso di passare la parola brevemente a Camilla Savio, che fa parte del nodo di torinese di terra di Mediterranea, che ci presenterà brevemente appunto l'associazione e quello che fa. In fondo c'è un banchetto col merchandising di Mediterranea, se foste interessati, e poi Giorgio ci presenta il suo libro. Prego. Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Io appunto, come è stato detto, sono Camilla e faccio parte del nodo di terra di Mediterranea qua a Torino. Per chi non lo sapesse, Mediterranea è un'organizzazione non governativa nata nel 2018 sotto iniziativa di varie realtà della società civile. Ad oggi però è legalmente riconosciuta, però allora sotto il governo Conte primo come ministro degli interni Matteo Salvini, in un contesto in cui non erano ancora presenti ONG battenti bandiera italiana ma solamente di altri paesi, quindi venivano bloccate in mare e quindi di fronte a tutto ciò le persone hanno deciso di non stare ferme a guardare, ma grazie ai fondi dati dalla Banca Etica hanno acquistato una nave mercantile degli anni 70 chiamata poi Mare Ionio, che insieme a una piccola barca vela, la Alex, il 3 ottobre 2018 sono usciti per la prima volta in mare e hanno iniziato la loro missione. E nonostante le varie difficoltà che hanno avuto all'inizio, tra cui vari depistaggi da parte della Guardia Costiera sia libica che italiana, ad oggi Mediterranea ha effettuato in totale 9 salvataggi salvando 374 persone. E come accennava prima Pietro, Mediterraneo non è solamente in mare, ma è anche in terra. Infatti negli ultimi anni sono nati vari nodi sia sul territorio nazionale italiano che in Europa. E qui a Torino il nodo torinese è nato nel novembre 2020, quindi purtroppo in piena pandemia, per cui non siamo ancora riusciti a fare vere e proprie iniziative e progetti concreti per forza di cose. Ma in questi mesi ci siamo concentrati principalmente sul rafforzare le reti territoriali già presenti qua e sostenere le realtà che già operano sul territorio. In più abbiamo fatto delle varie formazioni interne e anche esterne per persone che erano interessate all'argomento. In questi ultimi mesi invece stiamo riuscendo finalmente a fare dei progetti concreti. L'ultimo con cui ci siamo imbarcati è una collaborazione con il Rifugio Massi ad Ulx, che non so se tutti e tutte voi avete presente che cosa sia, è un centro, che è una struttura che accoglie le persone che cercano di transitare dall'Italia alla Francia. E, si trova alla stazione di Ulx e offre loro un letto, un pasto caldo, delle cure mediche se necessarie, dei vestiti soprattutto, perché ora che arriva ad esempio l'inverno con il freddo e poi eventualmente la neve sarà chiaramente un clima molto ostile per le persone che devono camminare oltre il confine. Quindi da qualche mese 3 o 4 volontari e volontarie del nostro gruppo vanno su ogni settimana e aiutano i vari operatori e volontari che già operano lì e cerchiamo di dare loro sostegno. Questa qua è una delle attività che stiamo facendo e che vogliamo continuare a fare. Ce ne saranno altre iniziative che vogliamo portare avanti, quindi nel caso voleste rimanere aggiornati vi consiglio di seguirci sulle nostre pagine social, Instagram e Facebook, che vi comunichiamo tutto, e se volete saperne di più o anche solo entrare a far parte del gruppo potete contattarci lì, ecco. E come ha detto già Pietro prima, appunto, in fondo c'è il banchetto che serve per sostenere l'attività di Mediterranea invece in mare, quindi tutti fondi che ricaviamo da queste vendite poi andranno al nazionale che li utilizza per investire lavoro e manutenzione principalmente sulla barca. E quindi infatti ho cercato di fare molto brevemente, così posso lasciare la parola a Giorgio. E grazie. Niente. Scoprirete che
se chiami al dono della sintesi io non ce l'ho come dice, però non tediarvi troppo. Allora, intanto io mi chiamo Giorgio, sono un attivista, sono torinese, quindi gioco in casa, ma sono per metà siciliano e vi dico questa cosa perché poi dopo parleremo un po' di Sicilia e di Mediterraneo centrale, no? Che è la frontiera, che è la rotta che riguarda principalmente il nostro paese e la nostra isola, no? Una delle nostre isole. Il libro, io sono attivista di Fridays for Future, ma mi piace mettere, come dire, piedi in diverse scarpe, quindi anche il nome di quella che noi chiamiamo intersezionalità, cioè i problemi che spesso del nostro tempo hanno radici, ma anche possibilità di risoluzioni comuni. Appunto, io mi occupo di tematiche diverse, che però sono spesso tanto urgenti quanto interconnesse, legate. Il libro è uscito a maggio di quest'anno, e è un sogno che si realizza, sono molto contento perché poi è riuscito, questo me lo direte voi comunque, l'intenzione è di renderlo, come dire, un progetto tutto tondo più che un oggetto solo in sé. Nasce dall'intenzione di voler coniugare due tematiche che sono la crisi climatica, no? E ricordiamo sempre, parlare di emergenza climatica vuol dire parlare di emergenza sociale, no? Parlare di clima vuol dire parlare di persone, perché poi nell'iconografia classica siamo abituati a associare il cambiamento climatico solo a api e orsi polari, e chiaramente è anche quello, e niente contro le api e gli orsi polari, ma sappiamo che il cambiamento climatico va a gravare soprattutto su delle persone più povere, in quei paesi che noi chiameremmo sottosviluppati, che forse noi chiamiamo sovrasfruttati, no? E l'altra tematica grande sono le migrazioni. È chiaro che sono due tematiche enormi, e quindi una sfida, una piccola sfida, ma forse anche una grande sfida per me, era non risultare un tuttologo e non fare del libro, come dire, un qualcosa che non avesse un senso, no? Perché delle migrazioni del clima tanto si è scritto e tanto ancora si scriverà. E quindi, come dire, il focus di questo libro è sicuramente sul mare, e in particolare sul nostro mare, cioè sul Mediterraneo centrale. Questo è quello, come dire, la cosa che sto per dire, la dico sempre, tutte le volte è sempre difficile dirla, mi è un po' più facile perché siamo comunque in un contesto di un certo tipo. Purtroppo il nostro mare, e questo è anche uno dei motivi che mi spinge a scrivere il libro, è diventato la frontiera più eterna del pianeta, cioè è il posto della Terra dove migrando muoiono più persone in assoluto, no? Abbiamo sentito parlare, mi sentite abbastanza bene da laggiù? Sì? Ok, ottimo. La curva nord annuisce. Abbiamo sentito parlare tanto di Afghanistan, di Venezuela, di confine tra Stati Uniti e Messico, e si potrebbero fare altri esempi, no, negli ultimi mesi. Ma quello che secondo me è assurdo, comunque la si pensi, è che invece, appunto, il posto della Terra dove migrano meno persone è il nostro mare, è sotto casa nostra, è davanti alla porta di casa, no? E spesso le persone muoiono nell'indifferenza, muoiono di indifferenza. E quindi il libro voleva coniugare queste due tematiche, sia perché appunto il Mediterraneo è, come dire, non so bene neanche trovare un aggettivo giusto, sicuramente di particolare interesse per quanto riguarda le migrazioni, e soprattutto perché l'area del Mediterraneo e i paesi che vengono da esso bagnati sono anch'essi di particolare interesse per quanto riguarda il clima, sono un cosiddetto hotspot climatico, qui il cambiamento climatico è già più intenso che altrove, e quindi in questo caso il Mediterraneo credevo e credo potesse essere un buon legame per le due tematiche. Il libro vuole anche essere una call to action, perché abbiamo capito che negli ultimi anni che l'azione individuale che i singoli possono, più forte che i singoli possono intraprendere e fare quello che è bellissimo che le persone facciano e che è stato tanto difficile da fare in pandemia, cioè stare insieme, no? Cioè navigare lungo una stessa rotta, remare in uno stesso senso,
fare la cosiddetta massa critica, no? E quando si è in tante tante i cambiamenti possono venire, perché poi siamo, quindi viviamo in un'era di una classe politica che si interessa delle sole tematiche che possono concludersi nell'arco di un mandato e quindi fatica molto ad avere una visione lungimirante, ma abbiamo sicuramente una classe politica che in qualche modo, forse, anzi sicuramente, in modo becero e tutto sommato interessata, no, a un certo tipo di consenso nel paese, no? Quindi penso a veramente clima e ambiente, no? Tre anni fa in pochissimi programmi di pochissimi partiti c'erano punti legati alla questione ambientale o al cambiamento climatico, adesso è diventato un must, poi che questo venga fatto in modo adeguato è tutto un altro discorso, però le cose possono cambiare. È chiaro che per quanto riguarda per esempio la crisi climatica non è che non stiamo facendo abbastanza, non stiamo facendo niente, nel senso che se andiamo avanti di questo passo le emissioni sono diminuite del 6% del 2020 rispetto al 2019, ma solo a causa del lockdown generalizzato, chiaramente. Ma la proiezione è che se andiamo avanti così aumenteranno del 16% entro il 2030, no? Quindi andiamo esattamente in una tendenza opposta rispetto a quella in cui dovremmo andare. Ultimo, e forse più importante, volevo che il libro potesse essere qualcosa di più di un oggetto in sé, ma che le persone, quindi che le persone comprandolo, potessero sostenere in qualche modo una causa, un'azione. E quindi ho deciso di devolvere, via ricavato sarebbe sbagliato, i miei diritti d'autore, cioè quelli su cui posso decidere, a due realtà bellissime, che salvano e salveranno, hanno salvato vite in mare, che sono Mediterranea Saving Humans e Rescue People Saving People, entrambe italiane, che presto spero vedremo entrambe in mare, adesso abbiamo viste solo in alternate, presto avremo due navi battenti bandiera italiana in mare. E ripensando all'epoca del governo Conte 1, ma non che poi le cose siano molto cambiate, i governi precedenti e anche i governi successivi, in cui si diceva le navi battenti bandiera norvegese devono andare in Norvegia, le navi battenti spagnole devono andare in Spagna, le navi battenti bandiera francese devono andare in Francia, il nominabile arrivò a dire che le navi battenti bandiera svizzera dovevano andare in Svizzera, poi qualcuno ricordò che la Svizzera al mare non ce l'ha, ma insomma viviamo un po' in quel periodo lì. Ecco, Mediterranea arriva in maniera dirompente, dice: ma noi ci mettiamo la bandiera, no, battiamo bandiera italiana, dove volete mandarci, no? E questo è stato secondo me molto importante. Allora, ci sono tante cose di cui si potrebbe parlare, chiaramente. Forse quello che può essere un po' più interessante è la mia esperienza legata alle navi che fanno ricerca e soccorso, SAR, Search and Rescue, nel Mediterraneo centrale. Io ho iniziato a fare attivismo con quindi una frequenza di un certo tipo nel febbraio 2019 la cosa bella del... Io adesso sto stando tanto nelle classi, no? Quello che cerco di raccontare tanto è che, almeno per quanto mi riguarda, io non faccio attivismo perché credo sia giusto, io faccio attivismo perché mi piace un sacco. Poi ho la fortuna, spero, di fare una cosa che mi piace un sacco e che magari è anche giusta, no? Altrimenti non la faremo, saremmo beceri nel farla. Però, soprattutto per invogliare i ragazzi e ragazze che poi sono tendenzialmente miei coetanei, io credo che finché l'attivismo verrà visto come qualcosa di noioso, di brutto, quindi a cui uno dedica il proprio tempo, non riuscire a concludere niente, allora l'attivismo rimarrà sempre di nicchia, no? E invece per me è stato un percorso straordinario, non solo inteso come fuori dall'ordinario, ma proprio ho incontrato le persone che mi hanno profondamente cambiato, da persone molto molto conosciute a persone invece sconosciute di più, che invece avevano tante storie da raccontare. E nell'agosto 2019, quindi pochi mesi dopo che è iniziato ad entrare un po' in questo giro, in questo loop, ero in Sicilia, a Maria di Modica,
tutta la famiglia giù, e, così per darvi una connotazione geografica, non tanto Maria di Modica, ma Porto Paolo di Capopassero, che è molto molto vicina, e più a sud di Tunisi, no? Quindi siamo molto molto giù, spesso non abbiamo appunto gli riferimenti geografici, però insomma siamo abbastanza giù, abbastanza a sud, e se non sbaglio era il 20 di agosto 2019, più o meno, e la nave Open Arms era bloccata fuori dalle acque territoriali da 15 giorni, il famoso caso Open Arms, insomma, di cui si sta parlando molto in questi giorni, perché qualcuna addirittura è riuscita a accusare l'attore Richard Ghia di essere andato in cerca di visibilità, no? Perché questo attore invece è andato ad aiutare queste persone e a portare anche un po' di visibilità, come un personaggio di questo tipo può fare. E semplicemente mi sembrava così incredibile che io potessi andare a fare il bagno, stare lì a fare semplicemente i miei compiti sotto l'aria condizionata. I miei cugini hanno un piccolo gommoncino, una piccola barchetta, quindi potevamo prendere la nostra barchetta e andare a fare il nostro giro. Io spesso ho guidato quel gommone e non, devo dire la verità, non è mai successo, ma ho sempre avuto molta paura di trovare invece che le solite meduse che vediamo nel porto di Pozzallo, di trovare magari dei cadaveri, magari anche solo degli indumenti, no? Perché qui Pozzallo forse è salito in questi giorni, dove è sbarcata anche ieri o stamattina la nave di Medici Senza Frontiere, la che io ho Geo Barents, insomma, no? E spesso le spiagge dove noi andiamo a fare il bagno sono quelle dove avvengono gli sbarchi autonomi, perché poi ricordiamo, la stragrande persona che sbarca in Italia sbarca in forma autonoma, no? Cioè le ONG purtroppo riescono a soccorrere solo una minima parte delle persone che arrivano poi di fatto. E questa cosa mi sembrava incredibile, no? Cioè delle persone che hanno vissuto tutto quello che hanno vissuto, tutta la Libia, ma poi anche quello che avviene nella Libia, il deserto, no? E che ancora dovessero essere tenute in mare sotto il sole cocente di quei giorni e al freddo di notte, perché vi assicuro che in mare aperto anche in pieno agosto fa un bel freddo, era intollerabile, mi guardava e mi guarda, no? E allo stesso tempo invece delle persone che aiutano altre persone, mi dicevo, andrebbero aiutate, sostenute, facilitate, non osteggiate, criminalizzate. E allora io ho fatto questa cosa, questa stupidaggine, in realtà poi sono stato molto felice di mettere sul computer dove stavo studiando il mio telefono, ho schiacciato play, mi sono ripreso, ho fatto 50 secondi di video in cui dicevo, ciao, sono Giorgio, ho 17 anni, sono qui in Sicilia, ho la Open Arms, non la vedo perché poi la Open Arms era fuori dalla pietra di Lampedusa, che è ancora molto più a sud del sud della Sicilia, però mi sembra qua. Cavolo, com'è possibile, no? Cioè, com'è possibile che un paese che dovrebbe tutelare lo stato di diritto non la faccia sbarcare? Facciamo qualcosa, attiviamoci da terra, per questo poi sono così importanti gli equipaggi di terra, no? E come forse le cose più spontanee che ho fatto, quella roba è diventata subito abbastanza virale, la prima a ripostarlo è stata Michela Murgia, e poi sono stato fortunato perché sono riuscito a collegarmi con una serie di persone che hanno iniziato a fare un certo tipo di pressione mediatica a terra per far sì che la Open Arms potesse sbarcare, e delle persone mentre a bordo di Open Arms hanno tentato più volte suicidio, si sono buttate in mare per provare a raggiungere a nuoto la terraferma, cosa di fatto impossibile, soprattutto per le persone in quelle condizioni. Quindi la situazione era sicuramente insostenibile, motivo per cui quando il procuratore di Palermo, se non sbaglio, il patronaggio, salirà a bordo di Open Arms, quindi dà indicazione per un immediato sbarco, perché si rende conto della situazione insostenibile a bordo, no? Qualche giorno dopo 21 giorni, Open Arms avrà il suo porto sicuro, in quel caso non sono stati fatti rispettare neanche i diritti minimi, cioè neanche il minimo del minimo, quindi anche i minori non accompagnati sono stati fatti rimanere a bordo, ed è il motivo per cui il maggior responsabile
poi di tutta questa storia che allora si deve al Viminale in questi giorni e prossimamente sarà a processo, ma quindi poi Open Arms, la città di Barcellona, una serie di altre realtà sono costituite parti civili in questo processo. E, dopodiché, così taglio un pochino, mi sono detto, va bene, adesso Open Arms è sbarcata, ma poi tutte le volte è la stessa manfrina sostanzialmente. Che cosa posso fare io? Io ero semplicemente curioso e mi sono reso conto che la Mare Ionio di Mediterranea era Licata. Licata è una piccola città del sud della Sicilia, un porto, bellino tra l'altro, e io non è che avessi chissà quali contatti con Mediterranea, ho scritto loro su Instagram dicendo guardate, mi piacerebbe venire e vedere con i miei occhi una nave di questo tipo, magari fare un po' di immagini, di prese a bordo, raccontare un po' com'è, e se io... Dire, non credo che avrebbero mai risposto, e invece mi ha risposto subito, mi ha detto, ma sei qua, vieni. E quindi prima è stato dato il contatto di Luca Casarini, e Luca è una persona con cui io poi ho costruito un rapporto molto bello su diversi punti di vista negli anni, nel senso che Luca poi è una persona conosciuta già dai fatti del G8 di Genova, del 2001, io tra l'altro allora non ero nato, quindi insomma è stato anche curioso farmi raccontare da Luca una serie di cose. E, vabbè, e io su Mare Ionio ho scoperto una serie di cose. E, intanto era stato bello perché io non riuscivo a trovarla in porto, Mare Ionio, no? E mi dicevo, ma com'è possibile? Si dovrebbe vedere, no? E poi mi sono reso conto che Mare Ionio non era attaccata alla banchina, ma era ancorata a Sea-Watch 3, che a sua volta era ancorata alla banchina. Questo perché Sea-Watch 3 è molto, insomma, è più grande, ecco, è più lunga, più alta, eccetera. E io che già avevo un po' di timore, perché non ero il mio solito, non ero abituato a espormi particolarmente, già ero un po' timoroso nel salire a bordo di Mare Ionio, lui era ancora di più nel salire prima a bordo di Sea-Watch 3, perché ha appena stata al centro del caso Carola Rackete, no? E che chiaramente ha infiammato particolarmente gli animi della nostra classe politica. E quindi salgo piano su Sea-Watch 3, mi ha sempre fatto divertire questo aneddoto poi negli anni quando l'ho raccontato e me ne sono reso conto solo successivamente. Sea-Watch 3 è una nave di Amsterdam, di un ONG tedesca con sede a Berlino, quindi a bordo buona parte dei più tutti parlano o olandese o tedesco. Chiaramente tutto l'equipaggio parla inglese, buona parte dell'equipaggio parla francese e arabo perché è necessario, no, nella relazione delle persone che vengono soccorse. Qui è un ambiente super internazionale, a bordo di Sea-Watch tutti sono vegani, quindi molto figo per quanto mi riguarda. Scendo scendo, non voglio assolutamente sminuire Mare Ionio, ma Mare Ionio è... più bassa, no? Io non scendo di livello, scendo semplicemente su Mare Ionio e trovo un contesto diverso, altrettanto bello, ma sicuramente diverso, cioè un po' più alle prime armi ancora, perché Sea-Watch ha adesso due navi, è supportata la Germania, la Chiesa Luterana, insomma, dietro una serie di grossi nomi, e Mediterraneo invece è fatta veramente dalle persone, e come dire, e se su Sea-Watch c'è cioè, tutto questo ambiente internazionale, tutti i vegani, eccetera, su Mare Ionio invece predominava in modo indiscusso il dialetto siciliano e un po' il dialetto veneto, perché poi il Mediterraneo nasce insomma dall'area legata in particolare al nord-est. E figurati se quelli erano vegani, anzi, prendevano per il culo alla grande, no? Tutto il progetto tedesco di Sea-Watch 3 per questo. Quindi io nella stanzina piccolina dove venivano cucinate cose di Mare Ionio ho visto fare portate della tradizione siciliana di tutti i tipi, no? E che con la roba vegana, niente a che fare. E, ci sono tanti aneddoti che potrei raccontare. Io poi sono stato negli anni tre volte a bordo di Mare Ionio, sempre in porto, perché quello che ho imparato facendo volontariato anche un po' in giro anche per il mondo è che uno deve come dire, deve essere in un posto se ne ha le competenze, se può fare delle cose, altrimenti è un peso, no? Io sono salito la prima volta su bordo di Mare Ionio quando avevo 17 anni e non ho mai avuto le competenze per partecipare a una missione in mare, e perché a bordo di un equipaggio ci sono il capitano, il capo missione, il primo ufficiale, il secondo ufficiale, il capo macchine,
i tecnici, i marinai, poi ci sono i soccorritori, esperti, il medico, l'infermiere, l'infermiera, eccetera, un giornalista, un paio di giornalisti, insomma, no? Quindi tutte competenze un po' tecniche. E forse un aneddoto che potrei raccontarvi, si presenta a me una signora, è stato abbastanza preso in giro negli anni, però era chiamata signora, ma poi capirete perché, che si presenta come Cecilia, e vabbè, Cecilia mi racconta una serie di cose che mi lasciano stupito, no? Io le chiedo, non eravamo ancora, non vanno ancora avanti a lungo, lasciamo un po' di spazio a condivisione, facciamo le domande. Comunque, eravamo ancora in tempi non sospetti di pandemia, e io ho fatto una domanda a Cecilia sulle cosiddette malattie dei migranti, no? Cioè su... c'è stato un momento, adesso non... come dire... fortunatamente, vorrei dire, non è più tanto così, in cui la macchina del fango gestito dal buon Luca Morisi, che in questo momento effettivamente non sa passa benissimo, in cui, come dire, si diceva che i migranti portavano malattie. Questo in realtà non si è mai verificato, anzi mi viene da dire, con la pandemia è certificato che ci sono stati degli italiani che sono stati portatori di primi casi di coronavirus in Africa, se vogliamo ribaltare al massimo questa prospettiva, non so quanto sia utile farlo. E quindi nessuna malattia dei migranti, dice Cecilia, tranne una. E le persone vengono fatte partire di notte dalla Libia, e intanto si dice loro, vedete quelle luci? Guardate, quella è l'Italia o quella è Malta, andate là, arrivate in Europa. Il panico si scatena a bordo quando, alle prime luci del giorno, le persone si accorgono che quelle luci non sono l'Italia o Malta, ma sono le piattaforme petrolifere. Sulle imbarcazioni, che poi negli anni sono variate molto, perché prima si usavano principalmente imbarcazioni di legno, adesso sono però più gommoni, no? Con camere d'aria che si bucano, che è un piacere. Continua a chiamarmi Repubblica, che viva. E scusate, non posso spegnere il telefono, però una cosa. E, comunque, in queste imbarcazioni le persone più vulnerabili, cioè i bambini e le donne, vengono tendenzialmente messe al centro, no? Perché dovrebbe essere la parte più protetta. Peccato che al centro dell'imbarcazione, la parte anche più bassa, si vadano ad accumulare tanto feci, escrementi, no? Delle persone che nei giorni di navigazione non riescono a farli fuori bordo, acqua salata e poi spesso perdite frequenti di carburante. Questo crea questo mix, che è una miscela corrosiva che, cotta a puntino al sole, lacera le gambe, no? Quindi la prima cosa che viene fatta quando le persone vengono soccorse è verificare intanto se dal busto in giù hanno delle ustioni spesso molto gravi, e intanto lavarle, magari cambiare loro i vestiti, insomma. Questa è l'unica malattia dei migranti. Poi tra l'altro ho scoperto che quella persona che mi raccontava era Cecilia Strada, che io, di cui ho detto tanto, ma che non ho mai visto dal vivo, quindi quando l'ho scoperto come Cecilia io non ho fatto 2+2. Io sono stato poi a bordo di Mare Ionio ad Augusta, è stata un'esperienza completamente diversa perché Mare Ionio non stava per partire in missione, e a bordo c'era solo l'equipaggio tecnico, tra cui il capitano Pietro Marrone, che è un personaggio che io ricordo sempre molto volentieri. E, Pietro, di nuovo, ci sono tantissimi aneddoti, ne scelgo una del motore della Mare Ionio. Io queste navi non le ho mai viste uscire dal porto. A bordo ci sono, perché è giusto che sia così, per manutenzione, un capitano, un primo ufficiale, un secondo ufficiale, eccetera, pagate dalle tasse dei cittadini, e queste navi non sono uscite dal porto e probabilmente hanno dei costi di manutenzione molto più alti in porto, forse, che non in mare, no? E allora, al di là dei costi in mare o in porto, ma
quello che viene da chiedersi è, beh, sapete che insomma fino al 2015 c'era un'operazione che si chiama Mare Nostrum, no? Con cui, per cui l'Italia e con le sue diverse forze non è che faceva una roba straordinaria, faceva esattamente quello che gli stati dovrebbero fare, no? In base alle convenzioni internazionali che abbiamo firmato, cioè salvare le persone nucleari di competenza. Questa missione è stata poi prima rotta e uno viene da chiedersi, ma non abbiamo i soldi, non abbiamo i fondi, non abbiamo i mezzi, non abbiamo gli uomini per portare avanti una missione di questo tipo. Io mi sono reso conto, e questa mi sembra una risposta abbastanza univoca, che la risposta è no. Cioè meglio, abbiamo tutte queste risorse, semplicemente straordinaria, che si occupa di intercettare chiamate, appelli, richieste di soccorso, e che poi le rimbalza in modo fortunatamente piuttosto ossessivo a tutte le navi nei paraggi. Alfaro fa anche delle ricostruzioni di navi che hanno ricevuto dei segnali di allarme, che erano molto vicino alle imbarcazioni, che hanno deciso di tirare dritto e non soccorrere, no? C'è stata un'inchiesta bella di Piazza Pulita un paio di mesi fa, che io ho deciso di pubblicare. No, dicevo, abbiamo parlato tanto di problemi, di quello che accade in mare, no? Addirittura due giorni fa l'Anfon segnalava di diverse imbarcazioni con molti bimbi a bordo nella zona SAR libica, non sappiamo bene che fine abbiano fatto. Prodo a farsi carico della gestione delle persone che sbarcano, delle loro domande e richieste d'asilo. E questo va a gravare indubbiamente sui paesi che sono geograficamente avvantaggiati o svantaggiati, no? Quindi tantissimo la Spagna, in piccola parte la Francia, l'Italia molto, Malta, ricordiamoci sempre i numeri, la geografia, Malta ha accolto un quarto dei profughi, delle persone sbarcate rispetto al totale dell'Italia, ma Malta è anche un quarto di Roma, no? La Grecia è sicuramente al centro di questa emergenza, no? Che più sta subendo le conseguenze di politiche scellerate per quanto mi riguarda. Allora, riformare il regolamento di Dublino, io credo dovrebbe essere una priorità, e credo vorrebbe dire fare l'interesse degli italiani, no? Cioè, per esempio, il mio primo degli italiani è facciamo una riforma del regolamento di Dublino. Adesso non potete immaginarlo, non vi svelo questa cosa. Potete andare a vedere sul sito del Parlamento europeo quali europarlamentari di quale forze politiche, non dico abbiamo provato a riformare, ma si sono mai presentati una volta a una riunione per la riforma del regolamento di Dublino. E allora forse chi si mette in bocca il prima gli italiani e poi non si presenta alle riunioni e poi non vota affinché arrivino tutti i fondi Next Generation EU all'Italia, il primo italiani se lo mette in bocca e basta. E questa può essere una prima cosa. Seconda cosa, l'ONG, o meglio noi le chiamiamo ANG, azioni non governative, stanno, non è il mio caso, però purtroppo sulle balle alla maggioranza degli italiani, no? E allora quello che io dico sempre, senza nessun timore, è togliamo le ONG dal mare. Fanno un lavoro che non dovrebbero fare, no? E che fanno con grande fatica. Cecilia Strada, la prima volta che l'ho incontrata, mi ha detto: noi nasciamo con la speranza di smettere il prima possibile. Facciamo una missione europea se nel Mediterraneo centrale. Basterebbero 27 navi, una per paese. Ad Augusta ce ne sono 9, ne abbiamo centinaia, forse migliaia, no, di navi. Ma dico, mettiamone una come Italia. Se anche mettessimo 5, cioè, avremmo le risorse per fare questa cosa, ma di nuovo non c'è un interesse politico. Allora battiamo i pugni in questo senso. E poi, 3, studiamo un sistema di redistribuzione delle domande e richieste d'asilo a livello comunitario. E poi veniteci a dire, e a una comunità come quella europea di 500 milioni di persone, non possiamo accogliere poche migliaia di persone che sbarcano, no? E chiudo dicendo, io ho scelto di devolvere i calati del libro Mediterranea Rescue, però arricchente anche per me andare a parlare, no? In posti scomodi, quindi adesso andrò a parlare anche mi ha invitato Italia Viva a Milano, andrò a parlare con Italia Viva a Milano. Salutaci liberamente. Mi divertirò un casino. Ma sì, e poi vado alle feste dell'unità del PD, incontrerò anche Letta fra un paio di mesi.
io ricordo molto a loro molto volentieri tutte le volte questa cosa. È la terza volta che vado a chiudere, ma questa volta vado a chiudere davvero. Nel libro ci sono 17 contributi di persone straordinarie. Una di queste è Nello Scavo, che forse avete visto a che tempo che fa, in tutti i mesi. E con Nello è un giornalista di Avvenire, è sotto scorta per aver raccontato quando Bija, trafficante all'inizio al NAS, che gestisce l'Osama Prison in Libia, è stato fatto venire in Italia, al Caro Limineo, a trattare con dei diplomatici italiani. Allora sedeva al Viminale, il ministro degli interni, che per quanto mi riguarda ha fatto più danni, ha causato più morti in mare. Quel ministro si chiama Marco Minniti. Era, non lo è più, un esponente del Partito Democratico. Tutte le volte a vista dell'unità ricordo queste cose, tutte le volte ricordo che loro continuano a votare il finanziamento della guerra costiera libica, l'ho rifondato tante volte il nostro neoeletto sindaco, che ha sostenuto, senza nessuna paura o timore, quella linea di establishment per lungo tempo, e che adesso non so bene cosa faccia. E quindi mi piacerebbe molto dire che ci sono... Grazie, buona serata. Ciao. Mi piacerebbe molto dire che ci sono dei buoni e dei cattivi rispetto alla gestione dei flussi migratori, ma della questione in sé del Mediterraneo, no? Il problema è che invece dalla turco-napolitana in poi andiamo, per citare un ex segretario del PD, andiamo verso una linea di continuità, non di discontinuità. Cioè, i governi di sinistra e destra purtroppo... sommato, beh sì, certo, su qualche cosa fortunatamente sì, ma hanno portato avanti una linea di continuità, appunto, no? Quindi per esempio, vabbè, certo, il governo Draghi non mi sembra di poter dire che è un governo di sinistra, però il governo Draghi è il governo che ha bloccato e posto sotto sequestro amministrativo più navi di ONG nella storia recente del Mediterraneo, più del governo Conte 1, più del governo Conte 2. Per dire. E dicevo, gli ricordi del libro vanno a queste due realtà, una è Mediterraneo, di cui ho parlato parecchio, l'altra è Rescue. E Rescue nasce principalmente a Milano, da una serie di persone, e di cui adesso fa parte anche Cecilia Strada, visto che l'ho citata. E io, visto che ho citato Cecilia, e chiudo, volevo chiudere così già prima, ricordando Gino, no? E quando è mancato Gino io sono stato preso da un po' di sconforto. Io non devo dire la verità, non avevo una simpatia enorme per Gino Strada, nel senso che lui è sempre stata una persona molto burbera, molto difficile, però Gino ha salvato decine di migliaia di persone. Tanti sono messi a parlare di Afghanistan così improvvisamente, no? Facendo un po' di tuttologi, appunto. Gino ha vissuto 7 anni a Kabul, Cecilia ha vissuto tanti anni in Afghanistan anche lei. E sicuramente Gino è stato un esempio per tanti e tante noi. E quando è mancato, il pensiero dopo lo sconforto è stato per Cecilia. Per Cecilia era proprio nel bel mezzo del Mediterraneo quando è mancato Gino Strada. E molto banalmente, proprio un pensiero forse bambinesco, mi sono detto: ma Cecilia come fa a tornare adesso, no? Cioè, dovrebbe essere vicino alla sua famiglia, come torna al Mediterraneo centrale? E poi mi sono subito un po' di secondi, e mi sono dato la risposta da solo, no? Cioè, Cecilia non ha nessun bisogno di tornare. Cecilia è esattamente nel posto in cui suo padre avrebbe voluto che fosse, ed è poi quello che lei ha scritto nel suo tweet, no? Quindi in quel momento io ero con un po' di difficoltà, tra l'altro, a Korogocho, nella barcopoli di Korogocho in Kenya, quando è mancato Gino, e Cecilia era nel mezzo del Mediterraneo, tanti amici erano lì sulla Rescue People, canale di Rescue, ci siamo detti, mi sono detto, pensato, poi li ho chiamati, siamo dove dovremmo essere. E un'ora dopo che ho mancato Gino Strada, Rescue ha soccorso le prime 166 persone. E quindi sono molto contento di supportare, di avere questi due piedi in due scarpe, Mediterranea e Rescue. E credo, questa cosa mi fatico a dirla, ma visto che poi ci metto, ma dilla anche tu, nel tuo settimana dopo averla incontrata di nuovo, la dico anch'io. Io credo... Il nostro paese è molto lento a assimilare la storia recente, ma credo che fra 30, 40, 50 anni qualcuno, magari i nostri figli, i nostri nipoti, ci chiederanno conto di quello che è successo e che succede tutti i giorni nel Mediterraneo centrale. Ci diranno, mentre il nostro mare, sotto casa nostra, era la frontiera più bella del pianeta, voi dove eravate? E allora
però ha vissuto. E quindi, come dire, a volte la morte vince, ma vince una volta sola, come dice Cecilia. Invece la vita vince tutti i giorni. Ho finito. Dopo questo monologo che non si è molto durato, un cosino. Hai dimenticato di dire una cosa importante, però, parlando di gente che ti cambia la vita. La prefazione al tuo libro è di? Di Luigi Ciotti. Luigi Ciotti. Scusate se è poco. Mi hai ricordato anche una cosa, quando hai detto che l'attivismo è divertente. Una quindicina di anni fa avevano invitato all'università, perché era qui per Cinema Ambiente, Arunda Tiroi, l'attivista e romanziera, l'autrice del Dio delle piccole cose. Quando è venuta a Palazzo Nuovo, io ho incontrato delle persone che mi hanno fatto divertire, cioè Luigi è una persona che tutte le volte mi fa divertire un pochino, no? E sin dall'inizio, proprio con non so se si può dire lezione, con la scelta di questo nuovo Papa, alcune cose sono un po' cambiate, no? E allora quando lui mi diceva le prime volte che l'ho conosciuto, io gli chiedevo, ma com'è Papa Francesco, visto che lui va a trovare spesso? Lui diceva, guarda, la prima volta che io ho parlato al telefono con Francesco, mi ha chiamato, Papa, mi passa un telefono, c'è il Papa, e il Papa Francesco mi ha detto, scusa Luigi se ti disturbo, so che sei molto occupato, no? Il Papa Luigi Ciotti. E poi Luigi mi spiega raccontare che è andato a trovarlo a Roma, e che ha deciso di portargli un pacco di cioccolatini, insomma, di un negozietto piccolo qui in centro a Torino, e poi è tornato di nuovo in questo negozietto dopo mesi, e le persone in questo negozietto praticamente gli sono saltate addosso, che non è una grandissima cosa per una persona sotto scorta come Luigi, e hanno detto, ci ha scritto il Papa. E niente, cioè, mi ha fatto vedere la foto di questo bigliettino, e il buon Luigi mi ha mandato un po' del vostro cioccolato, l'ho mangiato, molto buono, grazie, firmato poi da Francesco. E di storie così ci sono un sacco, no? Poi io non sono credente, e diciamo che con questo Papa a volte mi sento leggermente più credente, e sicuramente però l'operato della Chiesa, ma di tutte le comunità religiose, credo dia un grandissimo apporto, no? Quindi, per dire, la comunità buddista ha deciso di donare 500.000 euro a Rescue per la nave. E Mediterranea, invece, ha tutto un suo filone bellissimo. Magari saranno meglio di dire loro, io quando parlo di religione mi sento sempre un po' in difficoltà. Legato, come dire, a cui gli ho detto Mattia, quindi Mediterraneo, anche il suo cappellano che è Don Mattia Ferrari. Quindi sicuramente, per dire, bisogna essere stato Don Luigi, sicuramente di nuovo, non so, il credo, come lo definiamo, le comunità religiose danno un apporto notevole. Detto ciò, vi taccio. Non so se tu vuoi dire qualcosa, c'è qualcuno se che no vuole dire chiedere qualcosa. O fare con me. A rompere il ghiaccio è sempre difficilissimo. Vabbè, allora lasciamo spazio alle vendite. No, magari. Le altre ragazze di Mediterraneo, non so se vogliono dire qualcosa loro, se abbiamo sbagliato qualcosa. Mi è venuto un caldo pazzesco. No, in realtà non penso. Sei molto prolisso anche, sì. Forse hai ragione, ma forse hai ragione tu, però secondo me il Mediterraneo centrale è la rotta più pericolosa del mondo, non la rotta più trafficata, cioè non è il luogo di confine dove passano più persone, ma a seconda di quante persone passano, cioè in percentuale, poco, ma in percentuale muoiono, certo, muoiono molto più persone. Non è la rotta più trafficata, è la rotta più letale del mondo. Ah, letale, ok. Allora non ho capito la parola.
no, figurati. Intanto ho fatto questo switch di maglie perché non ho ancora trovato un modo per, lo dicevo loro, per avere una maglia che supporta la metà mediterranea e metà rescue. Allora mi fa la mediterranea e la maglia di rescue. Sì, bene. No, stavo solo dicendo che una delle prossime iniziative del nodo, non soltanto quello torinese, ma in tutta Italia, dei nodi di terra e di mediterranea, dovrebbe essere quella di partecipare a delle veglie per le persone in mare che continuano a non essere soccorse nonostante si sappia della loro presenza, no? In modo che sono state concepite, se ho capito bene, come delle azioni per sollecitare le autorità a loro volta sollecitare chi deve partire per, insomma, per offrire questi soccorsi, quindi flash mob oppure anche manifestazioni, ritrovi di fronte alle sedi istituzionali come questura o prefetture. Tutto questo sulla base degli allerta lanciati da Lanfon, no? Riguardo delle situazioni specifiche. Questa però è un'iniziativa che è ancora, diciamo così, in fase di, sì, in fase di allestimento. Non è facile, se ho capito bene, per ottenere certe autorizzazioni, no? Occupazione solo pubblico, eccetera, eccetera. Però è una delle iniziative in cantiere, diciamo. Sì, che non comprende solo Mediterraneo, no? Se ho capito bene, ma varie associazioni che lavorano insieme su questo. Anche perché poi, come dire, l'obiettivo è lavorare insieme, no? Cioè, andiamo verso una navighiamo lungo una rotta, ma andiamo verso una direzione comune. Quindi, per esempio, nel libro c'è un contributo di Giorgio Linardi, che è un'omonima che io adoro, che è la portavoce di Sea-Watch in Italia. E io ero un po' imbarazzato e ho detto, guarda Giorgia, riconosco che è Giorgia Linardi, che è Riccardo Gatti, che invece è il presidente di Open Arms Italia. E Giorgia, a me mi piacerebbe molto che tu facessi questa cosa, però ti dico la verità, anche per non disperdere troppo, ho deciso di devolvere il mio piccolo ricavato a Mediterranea Rescue, no? E io pensavo che ci pensassi un attimo, ho detto, magari, pensavo che magari faccio sapere, ne parlo un po'. Mi ha detto, ma no, che problema c'è? Dobbiamo costruire quella che noi chiamiamola civil fleet, no? C'è una flotta, un'alleanza, no? Quindi a me, poi io do il mio contributo, poi magari questi fondi non mi daranno la rescue, altri verranno di Sea-Watch, siamo tutti insieme, no? In questo percorso, quindi questo è fondamentale. E poi secondo me la cosa che non abbiamo detto è che appunto io credo, sono sempre molto aperto, non tendo proprio alla mia verità come assoluta, almeno spero che non sia risultato così. Io credo che si possa discutere sulla gestione dei flussi migratori, che si possano avere delle idee assolutamente diverse, però non sono disposto a trattare su questa cosa. Cioè non credo che si possano avere visioni diverse sul fatto che le persone in mare vadano salvate, no? Cioè, dite quello che volete, dite che tutti i modelli di anche il caso Riace che sono un disastro, che dite veramente quello che volete, ma però non facciamo morire, anzi, però non facciamo morire le persone in mare, no? Cioè mi sembra veramente la base, e nel Mediterraneo si gioca veramente la tenuta della nostra società, del nostro stato di diritto, è una partita veramente... E della nostra università, visto che c'è questo accordo tra Frontex e il Politecnico, di cui si parla in questi giorni. Questo farei ricordare a te, magari. Sì, la polemica forse ultimissima, no? A questo riguardo. Il Politecnico ha prestato, diciamo, la sua competenza scientifica per aiutare l'agenzia Frontex con mappe, rilevamenti, adesso i dettagli tecnici non li so e sinceramente, insomma, preferisco non saperli, quando sappiamo benissimo che l'agenzia europea Frontex ha compiuto e continua a compiere dei respingimenti di migranti completamente illegali. Quindi questa cosa, insomma, non so come si evolverà, ma lascerà sicuramente degli strascichi, ecco, all'interno e attorno all'Università di Torino. Se vogliamo entrare in questa ritenuta. No, per dire, noi io mi occupo di crisi climatica, no? Con Fridays portiamo anche una serie di battaglie e sappiamo che ci sono 100 aziende che da sole sono responsabili del 71% delle emissioni a livello globale, no? Tra queste c'è l'italianissima Eni, e poi Eni porta anche una serie di collaborazioni e di sponsorizzazioni con Eni, no? Quindi, Politecnico. Quindi insomma non è,
avrei voluto stupirmi per questa cosa, in realtà per un modus operandi, ma non solo il Politecnico, purtroppo non mi stupisce così tanto. Non so, non farò un commento a tutti. Magari forse io che incontrerai a questo incontro, c'era anche un incontro online di tutti gli studenti e proprio sulla questione Politecnico Frontex. E non so cosa è emerso ovviamente perché non ero presente, però magari se rimanete collegati, cioè ci guardate i nostri social, riuscite a capire insomma quello che è emerso e che azioni si è deciso di fare a livello di studenti, insomma, questo. Grazie. Possiamo chiudere, possiamo salutarci. Grazie per essere venuti.